tempo, sentir che non passa il tempo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: Maestro, congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne d'intorno per alloggiare e trovare cibo, poiché qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: date voi stessi da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai discepoli: fateli sedere per gruppi di 50. Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese 5 pani e 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono, e delle parti loro avanzate furono portate via 12 ceste. Parola del Signore. La presenza di Gesù nell'Eucarestia è una presenza che ci lascia un poco sbalorditi, perché questo Gesù è un Gesù completo, non manca niente a Gesù nell'Eucarestia. Però, come tutti sappiamo, il Gesù dell'Eucarestia è come se fosse lì senza dire niente e senza fare niente. Per cui l'Eucarestia a volte è vissuta, proprio per la inesperienza umana, come un fatto miracolistico, come se Gesù in qualche maniera fosse miracolosamente presente o miracolosamente dovesse agire nella nostra vita. Di fatto non è così, perché la presenza di Gesù nell'Eucarestia prevede tutto un lavoro spirituale che noi dobbiamo fare. Quando le persone ci dicono: ecco, io ho preso l'Eucarestia, mi sento a posto, non è una cosa buona, perché non basta prendersi l'Eucarestia. Voi vedete, per esempio, molti di noi fanno la comunione tutti i giorni, anzi noi sacerdoti a volte la facciamo tantissime volte al giorno, tante volte al giorno, ma non è questo che cambia la nostra vita. Mai l'Eucarestia da sola ha cambiato la vita. Invece questo Gesù eucaristico aiuta a cambiare vita se noi facciamo delle scelte. Il cammino ci deve essere, le scelte sono anche un po', possiamo dire, sacrificate, coraggiose. Noi dobbiamo in qualche maniera fare una scelta, camminare, lavorare, operare. In tutto questo Gesù eucaristico ci dà la grazia, ma se manca questo terreno, l'Eucarestia niente fa. L'Eucarestia non è una pillola spirituale che noi ci prendiamo e così lei fa il suo corso. L'Eucarestia è una presenza viva di Gesù, che se il nostro cuore lo accoglie, in quel contesto di preghiera di cui parlavamo stamattina, il fatto che Gesù è al centro della nostra vita, nel profondo del nostro cuore, la sua presenza, e tutte le scelte che facciamo sono messe nelle sue mani, anche le preghiere hanno valore. Perché pure la preghiera, no? Dicevamo stamattina, tante volte è insufficiente. Quindi tutto aggira attorno a Gesù. Gesù comprende tutto. Gesù è in pratica
il tutto poi alla fine. Gesù è il centro di tutto. Ogni bene, diceva San Francesco, tutto il bene, il sommo bene. Se per esempio noi in qualche maniera avessimo delle idee, degli obiettivi che non sono conformi a Gesù ubbidiente, perché ricordiamoci che Gesù, che dice San Paolo, che fu ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù non ha avuto niente per sé a livello strettamente personale, non ha avuto diritti, non ha avuto una casa dove abitare. E insieme a Gesù furono coinvolte molte persone, Maria, Giuseppe, furono tutte persone che hanno piegato con amore la loro testa per dire sì a un progetto più grande di loro. Tutte persone che hanno trovato nella presenza di Gesù quasi lo scombussolamento della loro vita. Voi pensate soltanto ai santi martiri innocenti. Gesù non ha fatto in tempo a nascere che già sono morti i bambini per lui. Proprio a causa della nascita di Gesù, Erode uccise tutti i bambini della regione al di sotto dei 2 anni. Certo, una mamma avrebbe potuto dire: ma tu Gesù che è nato, mi feci i primi guai a me. Perché in effetti è vero, a causa di Gesù uccisero, si scatenò l'ira e la paura di Erode. Cioè, in effetti è vero, la presenza di Gesù sconvolge troppe cose umane. Il vantaggio qual è? Che a causa di Gesù molto più di quello che il male sconvolge porta frutto. In effetti è vero, noi manco immaginiamo che cosa ha dato Gesù a quei bambini innocenti, quella santità che a noi costa fatica. State tranquilli che appena arriviamo in paradiso il Signore ne ha dato in abbondanza ancora di più, senza che loro faticassero. Ed è giusto che sia così. Bambini che non hanno avuto la fortuna di crescere, bambini che sono stati falciati dalla ira umana, il Signore gli ha dato una ricompensa infinitamente più grande di quello che hanno perso sulla terra. Così si può capire l'opera di Dio e così si può capire l'Eucarestia. Certamente dopo la consacrazione noi che cosa diciamo? Mistero della fede. Mistero non significa che non si conosce. Mistero significa che viene rivelato il mistero. Ve lo ricordiamo perché è importante. Quando si dice primo mistero doloroso, Gesù che agonizza nell'orto degli ulivi, Santo Rosario, significa che in quel momento Gesù rivela una parte del mistero. Si usa mistero perché, come lo usava San Paolo nelle lettere sue, significa un mistero nascosto che viene rivelato da Gesù. Quindi Gesù nell'orto degli ulivi rivela qualche cosa che prima non si conosceva, ma in quel momento, proprio mentre Gesù nell'orto degli ulivi vive quell'ubbidienza, la sta rivelando. Che cosa rivela per esempio Gesù nell'orto degli ulivi? Che l'ubbidienza al Padre vale più della propria vita. Infatti Gesù dice: Signore, allontana da me questo calice, ma sia fatto quello che dici tu, non quello che dico io. E che costa assai fare la volontà di Dio, ma porta molto frutto. In effetti per noi cristiani c'è una proposta d'amore esigente. Però io vi supplico di non lasciarci condizionare dalle esigenze, perché i frutti sono troppo grandi, sono troppo belli. Quando noi con coraggio, fidandoci del Signore, non ci lasciamo spaventare dai sacrifici, ma ci lasciamo affascinare dagli obiettivi, come per esempio fa un ragazzo di fronte, mettete che un ragazzo ha 7, 8 anni, 10 anni, di fronte ai sacrifici che deve fare per allenarsi, ma alla prospettiva di giocare nella nazionale, si lascia talmente affascinare dall'idea che può diventare come un Del Piero, come un campione, e allora i sacrifici li fa proprio, si dice a Palermo, a beddu cor, cioè con generosità, con simpatia, li fa cordialmente. Ecco, noi così dobbiamo essere, perché se non voglia il Signore,
mettiamo più importanza ai sacrifici e non ci lasciamo affascinare invece dagli obiettivi, noi facciamo un brutto servizio a noi, a Dio e agli altri. I sacrifici ci sono, ma vedete che i risultati sono troppo belli. Immaginate che significa avere la presenza di Dio nel cuore, gioire dell'amore di Gesù, sentirsi liberi da tutti i condizionamenti, sentirsi liberi per esempio dal dover giudicare gli altri, dire sì, vabbè, questo mio fratello, questa mia sorella hanno questi problemi, però non li voglio giudicare, non mi sento chiamato a giudicare, mi sento chiamato a servire. Se hanno problemi li aiutiamo, se si fanno aiutare, se non si fanno aiutare ci resta il dolore nel cuore. Però in ogni caso mettiamo tutto nelle mani di Dio. È come se una persona avesse la libertà interiore di dire, Signore, io appartengo a te. Io non sono schiavo di nessuno. Io voglio, neanche di me stesso voglio essere schiavo. In questo senso l'Eucaristia ci aiuta. Perché l'Eucaristia ci fa capire che Gesù si sottomise solo a uno, al Padre, e basta. Agli altri ha dato solo buon esempio. E passò beneficando chiunque, dicono gli Atti degli Apostoli, fece del bene a tutti. Ecco, disse la verità, lui era la verità, e molti lo odiarono a Gesù. Però Gesù è l'uomo di Dio che ha dato la vita, perché Dio gli ha chiesto questo. Ecco, in questo senso, entrare nell'Eucaristia significa entrare nella vita di Gesù. Quello che fece Gesù diventa il paradigma, il modello della nostra vita. Gesù è il modello. Non prendiamo come modello altre cose umane, ragionamenti umani, valutazioni umane, perché sbagliamo sicuro. Ecco, il modello è Gesù. Neanche possiamo dire seguiamo i paci del deserto. No, prendiamo esempio da loro per seguire Gesù. Cioè i paci del deserto sono persone, fratelli, che hanno fatto prima di noi l'esperienza e ci aiutano a servire Gesù. San Francesco non è lui il modello. San Francesco è un fratello importante che ha fatto un'esperienza bellissima, affascinante, che ci insegna, ci aiuta a seguire Cristo. Ma Cristo è il modello nostro. L'Eucaristia è veramente questa gioia di avere una presenza di Gesù umile, piccola. Però ci fa capire proprio questo Gesù mite di cui non aver paura. Se per esempio noi avessimo paura di Gesù, noi saremmo contrari al messaggio dell'Eucaristia. Chi ha paura di un pezzo di pane? Tanto è vero che noi quando dobbiamo parlare di una persona per dire che è buona, dice un pezzo di pane. A Napoli si dice una felle pastiera, però la pastiera è una torta. Noi magari siciliani siamo un pochino più così, ordinari. Però noi diciamo è un pezzo di pane, come per dire è buono. Gesù si è fatto pane proprio per questo, per questa quotidianità, per questo essere a nostra disposizione ed essere mangiato da noi, diventa nutrimento della nostra vita. Ecco, noi dobbiamo abituarci a questa presenza di Gesù che nutre la nostra anima. Però abbiamo bisogno di quelle scelte di cui parlavamo in questi 6 giorni. Quelle sono il lavoro che ci vuole. Così come quando magari qualcuno di voi, non so se qualcuno di voi fa ancora il pane, perché dalle nostre parti dove abitiamo noi moltissime persone fanno il pane ancora a casa. Parasciano, ma è bello sentire, e ci vuole molto lavoro. Mi diceva una signora, bisogna stare mezz'ora, cioè quarto d'ora, un'ora a cambiare sto pane. Immaginate, 10, 12 kg, 15 kg di pasta, proprio ogni con le mani. E che è un lavoro abbastanza pesante, abbastanza duro. Ecco, però mi diceva una signora, la qualità del pane dipende da 2 cose, da come si cardia e dal lievito, mi diceva. Vabbè, certo, io mi dicevo, Leo, io che ne saccio, un lievito avrà pure la sua cosa, dalla qualità del lievito, nel senso di come è lievitato. Sono tutte e 2 cose anche che credo ci aiutano molto a capire il lavoro che ci vuole per ottenere un prodotto buono. Cioè bisogna lavorarci di buona lena. Ecco, io vi direi questo: gli operai del regno di Dio non sono persone che si vogliono godere la vita, questo è sicuro. Chi ha l'intenzione di godersi la vita certamente non può lavorare nella vigna di Dio, perché assume una mentalità del cliente. Lo sapete, da noi come cristiani i clienti non ce ne sono di essere mai, siamo tutti operatori. Cioè il Signore vuole operai, clienti non ne portano frutti clienti.
Cioè, per cui bisogna non entrare in una mentalità del supermercato. Io entro, pago, dico padre, pago e mi fa un battito, pago e mi dona chisto, a me sei a mia, quanto a pagare? Cioè, sono frasi che purtroppo si dicono, però di fatto vi accorgete che sono veramente mortificanti, perché non riescono a esprimere il senso del cristianesimo. Che paghi, che a pagare. Ecco, intanto purtroppo Gesù un giorno buttò tutti fuori, perché abbiamo fatto della casa di Dio non una casa di preghiera, disse lui, ma un mercato. Ecco, dovremmo stare molto attenti a questo fatto, perché sennò si rovina l'opera di Dio. Noi invece siamo operai del regno. Sapete, è bello tornare a casa, secondo me, con questa mentalità. Devo lavorare per lo Spirito, per il Signore. Diamoci da fare, aiutiamoci a lavorare bene. Facciamo anche fatica, facciamo anche dei sacrifici. Però sapete, la vita diventa bella quando si lavora per amore. Una società dove si lavora poco e si lavora male e si lavora per forza, è brutto vedere persone che fanno sacrifici arrabbiati e che sbuffano sempre e che la vita diventa pesante perché sanno fare sacrifici, perché hanno sempre in mente il divertimento, hanno sempre in mente di godersi la vita. Sapete, c'è Mensa Italia o c'è Quarta d'Italia che ragiona così, onestamente dobbiamo dire la verità. Cioè, molti sognano di lavorare poco e di godersi la vita molto. In questa mentalità, io vi assicuro, non si produce né umanamente né spiritualmente. Le cose che ci ha detto in questi giorni il Signore prevedono un lavoro serio, un lavoro di una persona che fin dal mattino o 24 ore al giorno si sente impegnato a lavorare spiritualmente, interiormente, a essere una persona che si dà da fare per dare spazio a Gesù. In questo senso l'Eucaristia è il pane, possiamo dire, del viaggio, il pane che ci aiuta a avere la forza per fare le cose che Dio ci chiama a fare. Quindi, per avere l'energia per compiere l'opera di Dio, il pane umano, quello che riempie il ventre, questo non ci aiuterà certo. Ci vuole il pane spirituale, la parola e l'Eucaristia. Nutriti dalla parola e dall'Eucaristia, noi possiamo compiere le cose, le opere di Dio. È il senso della vita. Altri sensi non ce n'è nella vita. Penso che non è una novità per nessuno. La vita passa, tutto passa, Dio solo resta. Quindi ogni giorno che cos'è? Si dice cirnenno, cirnenno. Che resta da vita? Resta della vita la carità, dice San Paolo. 1 Corinzi 13, tutto passerà. Va sfumando tutto, alla fine resta l'amore. Conviene che già facciamo le cose per amore. Così, facendo tutto per amore, tutta la giornata è utile, non passa mai. Vi immaginate che una persona vivesse tutto il giorno per amore di Dio e dei fratelli? Certo, tutta la vita diventa importante, perché siccome l'amore è l'unica cosa che non passa, è nella carità, nell'amore di Dio. E amare Dio non è complicato. Quando ci viene difficile amare Dio è perché noi siamo complicati. Dovremmo essere più semplici. Noi ci complichiamo sempre la vita. Amare il Signore è facile per le persone che sono semplici. Più siamo complicate, più ci complichiamo la vita, Signore. Sapete, il Signore non ha pretese. Voi dovete vedere tutte le volte che una persona si è presentata davanti a Gesù. Non ci ha complicato mai la vita. Non fu né per l'adultera né per nessuno. Chiunque si è presentato davanti a Gesù e ha aperto il suo cuore, Gesù ha detto sì, vai, non ti voglio condannare, vai, non farlo più. La samaritana ne aveva 5 mariti, cioè che era proprio una persona moderna. La samaritana è una all'avanguardia, non è che dici che è una persona del retroguardia, è una che potrebbe stare a Hollywood, potrebbe stare a Roma, a Milano, è una persona proprio di proprio alla pace, ecco, in questo senso. Però neanche alla samaritana il Signore complicò la vita, gli disse: ecco, hai avuto sempre esperienze negative, se tu trovassi l'acqua viva, se tu accogliessi l'acqua viva che ti do io, tu staresti bene. Gesù, quindi, io vi assicuro, è una persona semplice. Anche quando nella solitudine si complica la nostra vita, perché i fantasmi cominciano a farci paura, i fantasmi del nostro subconscio,
tutti i sensi di colpa, le paure per il futuro, per il passato, per tutti i guai che ci sono nel mondo, ci turbano, anche in quel caso Gesù entra in tutta questa specie di turbinio di male e dice: pace a voi. In Marco 16, quando i discepoli erano impauriti e tutti tremanti di paura, stavano chiusi nel cenacolo per paura degli ebrei, Gesù entra a porte chiuse e la prima cosa che dice: pace a voi. Rasserena l'ambiente. Non ci dobbiamo mai dimenticare questo fatto, che Gesù non è una persona, mettete che una persona è proprio atterrita dalla vita, Gesù non vuole che la sua presenza gli complichi la vita. Anche l'assillo della preghiera non deve essere un assillo. Infatti la preghiera che dicevamo stamattina deve essere un'esichia, cioè un riposo. Una persona deve dire: siccome sono stanco, devo pregare un poco, siccome sono stanco. Non si deve dire, come diceva la madre Teodora stamattina, siccome mi sento male, siccome sono stanco, non posso pregare, come se fosse una fatica in più. Come per dire, oltre i guai di ogni giorno, c'è una usuguaia, ma a pregare. Va bene. Oltre i problemi, hai un altro problema, mi sento in colpa perché non mi potete dire un rosario. Tante volte succede questo, ma Gesù non vuole questo. Gesù dice: scusa, vi curate, quando parlava del digiuno diceva: se devi rattristarti per il digiuno, non fare proprio il digiuno. Non voglio essere io la causa di una tristezza, ancora più. Se già la vita ci dà guai, problemi, malattie, paure, la presenza di Gesù deve essere alternativa. Mi deve dare serenità e pace. Signore, ho questo guaio, con te si alleggerisce. E lui lo dice, Matteo capitolo 11, chi mi ama e porta la croce per amore mio, il peso diventa leggero, il carico diventa soave. Quindi non dobbiamo vedere Gesù come una persona che in qualche maniera mi appesantisce la vita, ma la verità è un'altra, che la presenza vera di Gesù è una presenza balsamica. Signore, tu sei balsamo per le mie piaghe. Signore, nei miei sensi di colpa mi metto nelle tue mani. Signore, voglio veramente abbandonarmi a te, fai quello che vuoi. Io mi fido del mio buon pastore. In questo senso l'Eucarestia è un conforto, perché mi cibo di questo Gesù pacificante, di questo Gesù che mi dà serenità. Meno male che ci sei tu, Gesù. Meno male che ci sei tu. Figuratevi il buon ladrone, che era un omicida, reo confesso, Gesù non gli complicò manco la vita, è bellissimo. Se ci fosse stato al posto di Gesù un prete, avrebbe detto: quali altri peccati hai fatto? In croce, mi immaginate un parrino come a me, e il buon ladrone che mi dice: ricordati di me quando stai. E io dico: quante che non ti confessi? Quante volte l'hai fatto? Perché? Siamo sicuri che farai la penitenza? Tutte queste condizioni. Arriva Gesù e ci dice: ecco, ti assicuro che oggi sarai con me in paradiso. Perché? Perché Gesù è una persona che scruta i cuori. Siccome noi uomini non sappiamo scrutare il cuore, ma fare domande. Ma Gesù scruta i cuori, non c'è bisogno che quello parlava, perché si capiva che il suo cuore era quello, il desiderio di essere con Gesù. Quindi io vi direi, continuiamo la Santa Messa con questa coscienza. Gesù è semplicità. La vita è complicata, ma Gesù è semplice. Cerchiamo di seguire Gesù per semplificare la vita, per essere persone più serene. Affrontiamo i sacrifici con serenità e diciamo: Gesù, io mi fido di te. E anzi, Armida Barelli, che era un'innamorata del cuore di Gesù, è quella che ha fatto insieme a Pace Gemelli l'Università del Sacro Cuore. E voi pensate, associò una donna santa a un uomo intelligentissimo, che fu quello che portò in Italia la psicanalisi, in pratica, Pace Gemelli. Però non era santo, ci fece guai a Pace Pio, voi lo sapete. Ci misi Giova Iddo a Pace Pio. Ecco, e questa è la verità, la storia vera. Ci fece un sacco di guai a Pace Pio. Però gli mise accanto una donna santa, che è una donna che se forse avesse avuto una donna meno santa accanto, avessero comunato guai. Ma siccome era santa Armida Barelli, tra l'altro c'è il processo di canonizzazione in corso, Armida Barelli gli aggiustava le idee a quell'uomo. E lui, che siccome era intelligente, capiva che lui non era santo, perché lui mai affermò di essere santo, ma di essere un professore.
Però quella donna santa, quando fecero, lui ebbe l'idea di fare l'università cattolica e dovevano decidere il nome, lui voleva mettere un nome scientifico. E lei, che era innamorata di Gesù, disse: dobbiamo chiamarla Università del Sacro Cuore. E lui ci disse: ma questo è un nome di sacrestia. Ida non si mise a discutere, ci disse: o si chiama del Sacro Cuore o fallirà tutto. Ci disse: non si discute chi sante, no? Ci disse: o si chiama del Sacro Cuore o questa università fallirà. Ci disse. Allora, siccome lui capiva che quella era innamorata di Gesù, disse: chiamiamola del Sacro Cuore, e andò avanti. Ecco, e Armida Barelli, voi lo sapete, una frase che diceva sempre era, a proposito di piccole frasi, che stamattina dicevamo che ci aiutano, lei diceva: Sacro Cuore, di te mi fido, a te mi affido, in te confido. Di te mi fido, a te mi affido, in te confido. Ecco, impariamo ad affidarci a Lui, qualsiasi cosa, e alleggerire il nostro cuore. Ecco, Signore, ti affido il mio fardello. Salmo 57, mi pare che è. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà, ti darà sostegno. Non ti caricare troppo peso. Mettigliele nelle mani di Gesù e ci dici: Gesù, io ti affido il mio peso, ti seguo, quello che vuoi tu io lo faccio, mi fido di te. Sia lodato Gesù Cristo.